Un caro saluto da Gianluca Rossi, amici del canale QSQS, canale YouTube. Vi rinnovo l'invito, come sempre, ad iscrivervi per rimanere sempre aggiornati. Parliamo dell'Inter e in particolare apriamo con gli auguri per gli 80 anni di una leggenda nerazzurra, il baffo nerazzurro Sandro Mazzola. Oggi compie 80 anni, ha fatto la storia dell'Inter, ricordiamo sia da giocatore sia da dirigente. Vado a memoria, ricordando appunto i suoi 80 anni. Da giocatore ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, mentre da dirigente, nell'epoca di Ivanhoe Fraizzoli, ha vinto 1 scudetto, 2 coppe Italia, poi è tornato da dirigente con Moratti, centrando la Coppa UEFA del 98 a Parigi. E non dimentichiamo che è stato anche campione d'Europa con l'Italia, con la nazionale italiana nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970 in Messico. Parliamo dell'Inter di oggi. Beh, l'Inter di oggi è un momento di negatività assoluta. La sconfitta con la Juventus ha determinato ancora una volta, ed è la quinta, l'incapacità di prendere punti in qualsiasi scontro diretto. Al momento la posizione dell'Inter in classifica, finisse il campionato oggi, la vedrebbe in Conference League. Quindi diciamo che l'Inter in Serie A, e adesso vi spiego perché sto utilizzando una metafora marinara, è in mare aperto, è in tempesta. Uso questa metafora perché dall'urna di Nione è uscito il Porto, quindi l'Inter in Champions, possiamo dire che se in Serie A è in mare aperto, in Champions, consentitemi la battuta, è in Porto. Porto sicuro? Ma diciamo la verità, però, in questo momento di somma negatività, di sommo scoramento, ci è andata benissimo, non bene, benissimo. Tra le 6 squadre che l'Inter poteva pescare, perché dovevamo togliere naturalmente il Bayern, il Napoli, il Porto, che era la più desiderabile in assoluto. Molto più del Benfica, dell'altra portoghese, non a caso in Primeira Liga, il Porto insegue il Benfica a una distanza, mi pare, in classifica di 8 punti. Ciò non significa, ovviamente, il fatto che ci sia andata bene, ciò non significa che dobbiamo stappare le bottiglie di champagne e che l'Inter si debba sentire già ai quarti di finale. Perché qualunque squadra sia arrivata fin qui, e il Porto ha vinto il suo girone, eliminando tra l'altro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, nostro ex, insomma, se è arrivata fin qui vuol dire che ha dei valori, però diciamoci la verità, potevamo pescare Manchester City, il Real Madrid, insomma, stesso Chelsea, Tottenham, francamente è andata bene. Bisogna avere il coraggio di ammetterlo, che è andata benissimo e la possibilità di arrivare ai quarti per l'Inter in Champions League è concreta. Ad oggi, però, i dati che preoccupano, proprio alla vigilia dell'infrasettimanale, la penultima partita, perché poi ci saranno i mondiali, ci sarà un altro scontro diretto, ahimè, a Bergamo a mezzogiorno, a Roma contro l'Atalanta. A oggi l'Inter in trasferta prende gol da chiunque, come dico sempre a mo' di battuta, anche dagli spettatori. È chiaro che se dovesse pigliare gol a raffica, a grappoli, anche a Bergamo, chiuderebbe gli scontri diretti con uno storico amplen negativo, praticamente li avrebbe persi tutti. Vi dirò di più, anche Udinese-Inter, se vogliamo, all'epoca, per quelle che erano le posizioni in classifica, andava considerato uno scontro diretto. L'Inter ha perso con le romane, ha perso con la Juventus, ha perso con il Milan, insomma 5 sconfitte sono tantissime. La statistica dice che sì, il campionato teoricamente lo puoi ancora vincere, ma dobbiamo essere seri in questo momento. L'Inter che stiamo vedendo può concorrere al massimo al quarto posto di Champions, perché questa è la sua dimensione. Tra l'altro c'è anche un dato paradossale e inspiegabile, io perlomeno non riesco a dare una spiegazione. L'Inter ha subito 19 gol ed è la peggior difesa dell'intera Serie A in trasferta, nel senso che ha preso in trasferta 16 gol. Pensate che lo Spezia, attualmente fanalino di coda della classifica di Serie A, ne ha presi 15. Ma il dato paradossale e inspiegabile è che in casa, a San Siro, l'Inter ha la miglior difesa del campionato insieme alla Juventus. Ha preso solo 3 gol, un gol dalla Cremonese e 2 con la Roma.
Cioè, quindi la peggiore difesa in assoluto lontano da San Siro, la miglior difesa insieme alla Juventus, che è anche la miglior difesa della Serie A con soli 7 gol subiti, e ahimè lo abbiamo verificato sbagliando di tutto nel derby d'Italia davanti al portiere, è la miglior difesa. Che cosa diavolo succeda alla fase difensiva dell'Inter, perché non parlo solo dei difensori e dei loro errori individuali, parlo ovviamente, faccio un discorso complessivo. Che cosa succeda alla fase difensiva dell'Inter lontano da San Siro è un mistero tecnico, agonistico, al quale io onestamente non so dare una spiegazione. Purtroppo è suonato ancora l'allarme, lo ha spiegato bene Marotta. Siamo tornati, ahimè, all'epoca pre-Barcellona. Fuori dallo scudetto, fuori da qualsiasi discorso? Ecco, qui però dobbiamo metterci d'accordo su una cosa, perché se fino all'altro giorno con 4 vittorie consecutive Inzaghi aveva messo a posto le cose, beh, ma in fondo un buon allenatore, beh, ma in fondo ha riflettuto sui suoi errori ed è riuscito a porvi rimedio, mentre Allegri era un assoluto incapace, bene, se adesso in una partita leggo, sento che l'Inter, che l'Inter è fuori da tutto e la Juventus, per essere davanti un punto e aver vinto lo scontro diretto, rivede lo scudetto, c'è qualcosa che non va. Allora, o Inter e Juve sono che erano le favorite, no? Vi ricorderete alla vigilia, o sono entrambe fuori, al di là di come è andata l'ultima partita dal discorso scudetto, o se no sei dentro la Juve, e allora consentitemi, nella follia e nell'incoscienza, di ritenere che sia dentro anche l'Inter. Quindi per me posso essere d'accordo, in questo momento è meglio ragionare sul quarto posto. Da gennaio vedremo che cosa succederà, fermo restando che il Napoli continua a rimanere una squadra assolutamente ingiocabile in questo momento, ma non per l'Inter, per tutte. Adesso ha 2 partite in casa, l'Empoli e l'Udinese, dove è presumibile che faccia 6 punti. L'Inter invece, al di là del Bologna, insomma, col Bologna deve assolutamente vincere, in infrasettimanale, parliamoci chiaro, deve poi andare a Bergamo con l'Atalanta, con tutto quello che vi ho detto, i tanti gol presi in trasferta e naturalmente il fatto che non vince mai uno scontro diretto. Quindi si resta in tempesta, in mare aperto, in Serie A, e si ha questa speranza invece di Champions, di aver trovato un avversario superabile, giocabile. Però alla Champions mancano 3 mesi, cioè le nuove date sono, se non ho capito male, 21-22 febbraio, 14 marzo, cioè vi rendete conto, manca un'eternità. Quindi sarebbe bene, prima di sentirsi già ai quarti, come fa qualcuno, risolvere questi problemi di fase difensiva, perché un Inter che prende gol da chiunque, visto che la seconda partita la farà al Dragao, farebbe fatica anche con il Porto. Conto molto di risolvere questo problema già in queste 2 partite che mancano, ma sarà dura, ma sicuramente da gennaio in avanti. Amici di Qui Studio Voi Stadio, iscrivetevi come sempre. Questo è il punto sull'Inter e un saluto da Gianluca Rossi.